seguiamo tutti, non se ne voglia male, il nostro moderno Caronte o qualcosa del genere. E quindi diciamo, ecco, e quindi lo seguiamo nelle fermate che dovrà fare durante questa passeggiata della memoria, del ringraziamento. Partiamo da questa chiesa. Questa è Santa Maria del Monumento. Il monumento in epoca romana c'era molto prima della chiesa e molto prima del cimitero. Il monumento fu presupposto per edificare il nome di Santa Maria del Monumento. Allora, il musicista deve andare dietro alla molto prima. Successe poi nel 1804 Napoleone, che fu emanato un editto, l'editto di Saint-Claude, quale dispose che da quel momento in poi si dovessero edificare dei moderni camposanti. Fu ideata una commissione di magistrati che in casi eccezionali poteva decidere quali quei nomi potesse essere ricordato in base alla grandezza delle azioni e del pensiero che avevano dimostrato in vita, ma erano solamente casi eccezionali che potessero essere scritte delle epitaffie. Così stabilì Napoleone nel 1804. Due anni dopo fu recepito anche in Italia e Napoleone stese il dominio anche qui da noi. Nel 1815 a Terni fu edificato il primo cimitero cittadino. Venite. Ora dovete sapere, prego, che nel momento che fu edificato questo campo santo con delle mura fuori città, il fatto stabilizzò l'opinione pubblica, si fece un gran parlare a tutti i livelli, tra i normali cittadini e tra gli intellettuali. Ci fu qualcuno, come in una sera tanto tempo fa, in cui Gianluca Diamanti, qui molti secoli dopo, fece un pensiero. In un giorno strano, in cui aveva litigato con la città dei vivi, venne a fare una passeggiata qui, in quella detta dei morti, e trovò così edificante quella passeggiata che quando uscì non solo aveva fatto pace con alcune memorie qui del passato, ma la cosa strabiliante fu che aveva fatto pace proprio con quella città da cui era rifuggito. Così Gianluca disse, come fece Ugo Foscolo, parlando con Ippolito Pindemonte, a distanza di tempo. Niente di ciò che noi facciamo e pensiamo oggi è una novità. Non esiste avanguardia senza memoria. Nessuno pensi di fare qualcosa di nuovo, di originale, perché è già stato fatto molto tempo prima. Così Ugo Foscolo, discutendo con Ippolito Pindemonte, iniziò dall'inizio e prese una strada dicendo che lui credeva al materialismo, alla razionalità e che i cimiteri non servivano a niente, che forse all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto può essere forse il sonno della morte men duro. No, egli disse che credeva nel materialismo, ma a forza di parlare con Pindemonte mutò il corso e s'accorse dell'importanza di certe pietre. Ma non perché sono pietre, le pietre durano, vedrete camminando che le pietre neanche durano. L'unica cosa che dura è la memoria, è quell'affetto, quella invisibile corrispondenza, amorosi sensi. E allora non servono, cambia idea Foscolo, ai morti quelle urne, che i morti non hanno niente da chiedere ormai a noi. In questi giorni che sono stato qui dentro ho visto un funerale che mi ha ricordato un altro funerale e erano presenti, si vedeva a pelle, sapete come succede tra i vivi, il dissidio tra due famiglie doverosamente costrette intorno a quella salma e si capiva il fastidio dell'una verso l'altra e poi uno non ce l'ha fatta più perché siamo vivi e sbotta e parla, guarda qua, si rigirerebbe nella tomba soltanto a vederli. Ma cosa dici voi?
E la più saggia, tra le tante, ha detto: lui riderebbe adesso di questi vostri discorsi, perché lui non ha più bisogno di quello che voi e gli altri reclamate. Lui è molto più in alto, come un monumento. Partiamo da qui, da un monumento. Questo è un monumento e tutti lo conoscono tale, sia come è stato costituito, vedete? È un monumento di pomodoro, conosciuto in tutto il mondo. E ciò che ricorda questo monumento è qualcosa di grande. Io ogni qualvolta vedo un monumento di un eroe della prima o della seconda guerra mondiale, io mi immagino ciò che pensa veramente. Forse non è ciò che noi adesso qui pensiamo, nella posa patriottica, eroica, forse è molto più semplice di quello che pensiamo. Forse quel monumento, se solo ci fermiamo ad ascoltare, direbbe: da quando ho svergognato il mio amor proprio, e una mattina sono partito come un ladro e ho detto: boh, questa guerra è un fatto serio, c'è bisogno pure del mio aiuto. Da quando il Piave è tramontato in rosso, ci hai riconosciuto il sangue mio. Come posso spiegarti? Come posso spiegarti? Da quando ho pianto tutti e cinque i sensi, che se erano 200 avrei l'affanno, e ho maledetto tutta Caporetto e tutti Caporetto che verranno. Da quando ci ho pregato, ci ho creduto che tutto ritornasse avanti ieri. Come posso spiegarti? Come posso spiegarti? Non mi manca. Forse è molto più semplice di quello che pensiamo. È in quella semplicità che parte lo slancio di un eroe. Vedete, non servono certo ai morti questi monumenti, servono a noi. Noi abbiamo solo poche vie per restare eterni: la santità, l'eroismo, la poesia e l'elezione, l'amorosi sensi, raccontando queste memorie. Il mio nome è Elia e sono un bambino. Ho 14 anni quando in via Carrara vedo passare gli zingari che portano i cavalli al mercato per venderli. Ma si capisce che sono abili cavalieri. E io sogno di essere un cavaliere, non per Natale, ma per azioni. E un uomo d'azione deve essere di pensiero, perché un uomo d'azione è rapido nel pensiero. Così rapidamente io vado da quegli zingari e gli chiedo di insegnarmi a cavalcare. Vattene ragazzino, lasciaci andare. Andiamo al mercato a vendere cavalli, giorno dopo giorno. Io chiedo loro di insegnarmi, finché alla fine premiano quella mia caparbietà e mi insegnano a cavalcare un cavallo. Ho 16 anni quando parto da Terni e vado su al nord, perché voglio diventare un cavaliere. L'ufficiale mi deride e mi dice: vattene, non sei ancora formato, torna da grande, sarai un soldato. Poi mi schermiscono, ma io non ho timore. Mi sfido, vado a cavalcare e poi mi direte. E così mi arruolai, ancora minorenne. E così, al primo assalto, fu tutto finito. Sì, perché saltando nella trincea, gridando "ai ai alala", che non è un grido ideologico, che viene da molto lontano, dai greci. Tutto ciò che di più grande è stato detto in greco. L'ignoranza mi fa pensare tale. Qualche cosa è stata inventato da un tale. Ehi, aia! E ursù, in greco, alala! Non serve a testare terrore, ma richiamare corpo a corpo i propri compagni, che solamente di spalla a spalla si entra in trincea. E gridando, ehi, aia, alala! La pallottola, nemica, entrò nella bocca e mi uscì. L'ufficiale medico non credeva ai suoi occhi quando mi vide vivo nel lettino. E la pallottola non c'era, ma nemmeno la mia mandibola, che per tutta la vita mi restò bassa. Però riuscì a dire: se devo morire così giovane,
fammi morire di nuovo in trincea. E lui si commosse e mi diede il permesso di tornare in battaglia. Fu il solo soldato italiano ad essere premiato con la medaglia d'oro al valore da vivo nella prima e della seconda guerra mondiale. Fui fascista, fui antifascista, fui italiano. Ehi, eia, alala, venite, cosa importa che poi divenni podestà e magistrato, che fui deputato della Repubblica e generale di corpo d'armata. No, non ci cadete, io sono Elia e ho 14 anni, sono un bambino ternano. La vita è fatta di gente sana. Io uscivo dall'autofficina che avevo solo 16 anni e andavo appena lì fuori, di fronte al Duomo, perché c'era un bello spiazzo, e provavo le auto di Tomassini e facevo i cassatori. Vedevo sempre una bambina, Nora, che mi guardava e io mi sentivo più forte. Però un giorno lei mi disse: una donna non sposerebbe mai un pilota perché la farebbe soffrire. E io capì che già allora m'amava. Lei voleva dire una donna, ma io sì. La vita è fatta di circostanze. Nell'estate del 33, dopo che per anni il mio nome era mutato da parte che mio padre era un marxista e portava i giornali da Roma a Terni e da Roma e ritorno, ed era un pilota di cultura, e lui mi mise questo nome. E poi io cambiai un giorno in Mario Umberto, perché Sua Altezza Reale, non Milano, potevo fare un giro in auto dell'uomo più veloce del mondo. E volle salire per prima Maria José, il Belgio, e mi implorò di accelerare. Il generale Clary ci disse: sia chiaro, non più di 20 all'ora, lei porta Sua Altezza Reale. Alla prima curva Maria José disse: tutto qua, quello che il campione del mondo italiano sa fare. Invece l'emittente, ahimè, spero di sbagliarmi, regionale, che non credo sia regionale, credo che sia molto provinciale, perché io vedo soltanto ciò che avviene nella cultura di una provincia e non dell'altra, e di questo mi prendo la mia responsabilità. Un mio collega attore ha detto la verità: noi abbiamo altri monumenti, tanti, che per la verità non hanno chinato la testa nemmeno a colui che si diceva essere Dio, e Dio non era, perché Dio sa la verità qual è. Per la verità si può dire tutto, e tutto ci dice la Marchesa, Ugolini, lei è la vera custode. E per questo è all'ingresso, è la più antica, è vissuta a cavallo tra il 700 e l'800. In questi giorni, girando, ascoltando le voci, io ho capito questo, che loro non hanno bisogno, come noi, di parole. È tutto in una sintesi, spesso anche in un silenzio. Lei ha vissuta 90 anni, che a quel tempo è tanto, e 3 giorni. Però lei guarda esattamente a un bambino che poi incontreremo, vissuto 15 mesi. E io credo che dove loro sono, loro sanno tutto. Non sono serviti 90 anni e 3 giorni. E forse sono stati anche troppi 15 mesi per sapere quella che è la verità. La verità che lei ha voluto raccontarci, più del blasone che reca giù in basso, è che ogni cosa mortal passa e non dura. Detto da una pietra blasonata, vissuta più degli altri, nobil donna. Non ci credete, ogni cosa mortal passa e non dura, ma c'è qualcos'altro che dura. Venite, venite a vedere. Il Teatro Vertigo, il Teatro Verdi, che noi tutti nominiamo, non è certo di pietra, è ben altro. Come la pietra su cui si è fermato Gustavo senza saperlo. Quella pietra reca, oltre agli spartiti, un altro pezzo di carta. È come l'editto di Saint-Cloud, l'editto di oggi, che sancisce che quando
Una tomba, per quanto artistica, bella, importante, da anni non reca più fiori, e quello è un segno che è vissuta. E ci si appone quello che adesso vi mostrerò. Un avviso che dice: se entro 90 giorni da oggi non si farà vivo, scusate il gioco di parole, non si farà vivo uno dei parenti. Beh, vedete ora che l'alzo, c'è il segno sulla pietra. E sarà a disposizione del comune che potrà rimuoverla. Poi c'è una differenza scientifica: se ciò che trovano dentro è mineralizzato o mummificato. In tal caso avrà destinazioni diverse. Se ciò che trovano dentro è altro, polvere, sarà portato dove dopo andremo. Ma non è importante quel che c'è qui dentro. Non è importante la pietra, che vedete? Reca un nome. Maria Corrado Comi. Una persona qui che ha competenza, ma assicurato, e in questo mi rincuora, e sarà rimossa qualcosa che è dentro, ma non la pietra. E questo è un regalo per me ancora più bello. Ecco. E lui voleva che i romani diventassero italiani. E così fuggì dall'esilio e varcò il mare e arrivò in Toscana. Arrivato a Perugia, venne scoperto e arrestato. E i soldati che lo arrestarono non ci capirono niente, però l'idea sola che quell'uomo, il generale, avesse passato il mare e fosse lì in Toscana non era nulla di buono, qualcosa doveva accadere. E così decisero di portarlo verso il nord, a Firenze, perché sapevano che lui voleva Roma. Lo portarono a Firenze, ma Augusto e Federico Fratini, che avevano conosciuto 13 anni del carcere teocratico, che erano dei risorgimentali, decisero di riunirsi comunque senza il generale nella loro casa in via Fratini, la nostra via Fratini, tra due locali importanti di oggi della Movida. Se voi ci passate, tra l'uno e l'altro spesso trovate bottiglie di birra di altri giovani ventenni come loro, che cantano come loro altre canzoni, e non hanno paura di niente quelli di oggi, loro ancora di meno, ma non lo ostentavano perché si doveva fare segretamente. E elessero, in mancanza del generale, due giovani come loro, di 24 e 26 anni. Si chiamavano Ninetto e Righetto, Giovannino ed Enrico Cairoli, venuti dal nord, insieme a tanti altri, tanti, 76 in tutto, tanti, 76 da tante regioni. Salirono a casa, i fratini, salirono a casa e si riunirono intorno ad un tavolo. Quest'opera che vedete è incisa nel tempo. I segni incisi nel tempo restano indelebili, seppure su carta. Ma sapete perché? Perché ciò che ha inciso questa carta è la pressa di Aurelio De Felice, per la mano del suo allievo, che oggi la usa. Qui trovate i fratelli d'Italia, ma fratelli veri, i fratelli Fratini e i fratelli Cairoli. Era una famiglia del nord di Pavia, quella dei Caroli. Sei fratelli, quattro maschi, due femmine. Ne rimase in vita solo uno, Benedetto, ferito anche lui in battaglia, gli altri morti. Feriti mortalmente, uno a uno morirono tutti. Alla madre dei Caroli scrisse Giuseppe Mazzini: quello che rimase, Benedetto, divenne il primo ministro. Questo tempietto reca il nome, pensate, di un teatro. Qui c'è un conte e una contessa. Quante volte il violino di Gustavo ha risuonato dentro il teatro Gazzoli? Sì.
Beh, la contessa nacque all'Aquila nel 1881 e il conte nacque a Spoleto negli stessi anni. E entrambi morirono a Roma. Quel che si ricorda di noi è il nostro palazzo, che è al centro, di fronte a quello che era il teatro romano. Avete presente dove prende la via del teatro romano la forma che era quella del teatro. E il palazzo Gazzoli è tuttora teatro. Però il vero palazzo Gazzoli dei Conti è questo che vedete. E qui il loro omaggio risuona quello stesso violino che tante volte abbiamo sentito suonare. Poco più avanti c'è un'altra pietra. Anche questa reca un avviso. E ospita i guerra. Ora ci poseremo lì. Anche lì è stata posta la targhetta d'avviso. Ora, quella pietra, noi sappiamo, da quello che ci è stato detto, che rimarrà. Però anche quella è una memoria che dobbiamo essere noi bravi a raccontare, perché non ha discendenti che possano farlo. Noi lasciamo il nostro segno qui. Torno a dire, è quella delle voci sussurrate, che noi, se ci fermiamo in silenzio, possiamo comunque ascoltare. Lasciamo comunque anche il segno del nostro passaggio. Ma non è la morte che ci uccide. Un grande filosofo e imperatore romano, la cui statua funeraria è riecheggiata poco più in là, nella tomba di Vincenzo Pirro. Vincenzo Pirro, vi invito ad andarla a visitare. Reca il canopo. Il canopo era l'urna funeraria e l'imperatore nella villa di Tivoli volle questi tre archi, tre canopi. Ora, per celebrare questo volto di donna senza memoria, io evoco quella tomba di uomo con tanta memoria. Vincenzo Pirro, se voi girate, troverete un angelo, che è bello vederlo di fronte e di spalle, di lato e dall'alto, perché Vincenzo Pirro è vissuto per la memoria e ha vissuto per tre archi, quei tre archi che adesso sono sulla sua pietra. Tre archi! E lui nell'epitaffio scrive una frase di Kant che racchiude in sintesi quello che è stato, quello che è ancora oggi. Se molte memorie che noi adesso ci raccontiamo vengono da persone vive come lui. Tre archi, come il canopo d'Adriano. La famiglia, davanti e a fianco a me. Il cielo, sopra di me. E la morale, dentro di me. L'imperatore Adriano disse che non è la morte che ci uccide, non è la morte che uccide la memoria, ma la vita. Con le sue estasi, noi non sapremo mai quante estasi ha vissuto Euridice, la nostra Euridice, senza memoria. E ci sono tante tipologie di estasi, meravigliose e orribili. Sono queste che uccidono i vivi. Loro sono già in un'estasi senza memoria, nell'oblio. Loro non vogliono risolvere i problemi. Pochi giorni fa ho visitato una classe di una scuola media dove una giovane professoressa che è qui presente ha richiamato quello che disse Pasolini. Noi non dobbiamo risolverli i problemi. Non tutti i problemi potremo risolverli in vita. Noi siamo vivi e i vivi, i problemi, devono viverli. Questo ingegnere Andrea della Volta, che venne da Bergamo, per dirigere la ferriera. Anche lui aveva tre archi. I suoi tre archi
che sostennero la sua esistenza erano l'onestà, il non scendere a patti e purtroppo per lui non aver paura dei vivi. Fu così che un vivo che non riusciva a conquistarlo, che non riusciva a trarre a suo vantaggio l'ingegnere direttore della ferriera, lo pugnalò, ma non come si pugnalano certe volte le persone, lo pugnalò con un pugnale e gettò via quel corpo dentro il Nera. Si dice che il Nera trasse quel corpo e lo portò in superficie, perché era talmente sdegnato di quell'orrido delitto che nessuno conosceva. Era il finire del 1800. Chi di voi conosce questo delitto? Il Nera serba questa memoria. E dalle acque del Nera riemerse il cadavere che condannò quel vigliacco, atroce, disonesto delitto. Qui riposa un ingegnere venuto da Bergamo a dirigere la ferriera di Terni, la città in continuo movimento, che diede la vita, anche lui eroe, del suo lavoro. Grazie. Venite qua. Ora, fu il primo che contemporaneamente cambiò tre valvole, a mitrale, aortica e tricuspide. Però lui si presenta così, come quando da ragazzo entrò all'università e per garantirsi gli studi doveva garantirsi la media più elevata degli esami. E quando poi entrò per la prima volta a vedere un'autopsia, alla vista del sangue, il grande professore svenne. E lui, nessuno lo aveva raccomandato, era un adolescente e vide sua madre morire a 31 anni di parto, dopo che aveva generato suo fratello. Lui che suonava con disciplina il violino e che tirava di scherma, disse: non è possibile che la medicina non possa fare niente. E così da quel lutto lasciò il violino e lasciò la spada e volle studiare medicina. Era umano e aveva una motivazione di sofferenza. Per questo divenne uno dei più grandi cardiochirurghi del mondo. Quando morì su a Milano, i giornali di tutta Italia e d'Europa scrissero: è morto il Barnard che operava senza i riflettori. Così come lo vedete, con i mocassini sformati e con i pantaloni neanche troppo ben stirati, con le pieghe. Egli fu decorato, luridecorato, in tante battaglie, tutte dal 1860 al 1870. E queste sono battaglie che riguardano Terni, perché in questa seconda fase del Risorgimento, quando ormai la terra italiana era unita in un solo regno, Terni ebbe un ruolo preponderante, perché fu la base per la presa di Roma. E molti ternani, c'è qui presente un nostro amico di Colle Scipoli che vi invita tutti a visitare la chiesa a Colle Scipoli, che serba a memoria dei nostri garibaldini di Colle Scipoli, insieme a quelli di Narni e quelli di Terni, gettarono le basi per quello che poi i successivi governi di fine Ottocento andarono a reclamare l'importanza fondamentale che aveva avuto questa città, che fu dichiarata città risorgimentale e fu dichiarata città che doveva essere premiata per lo sforzo. Perciò quando si dovette dare 1 milione di lire per degli investimenti, vennero dati a Terni. Questo fu uno dei nostri ternani di cuore. E le medaglie che reca sono prese in battaglia, a Custozza e in altri campi. Però la cosa che mi ha colpito, che quel cuore che l'ha spinto senza paura su questi campi, fu lo stesso cuore che poi improvvisamente il 24 agosto si fermò. 1880.
70. E lui continua e ospita questo alveare, e ospita questa memoria, e ospita ancora il suo grande cuore. Alessandro Montani. E chiudeva gli occhi e ascoltava. Lui ha composto sonate con questi titoli: La caccia, Gli gnomi e quella che hai ascoltato. Dicono, e allora lui inizialmente si schiettasse. La tomba che parla di lui è un palcoscenico, come tutti quelli che hanno sentito risuonare la sua musica. È un palcoscenico sotto gli alberi e è stata fatta in questo modo scarno perché poi fosse la natura a ricoprirla di muschio. Ho parlato questi giorni con coloro che conservano la memoria e appositamente il muschio lo lasciano crescere e poi di volta in volta tolgono semplicemente gli aghi che cadono, e vi assicuro che 2 giorni fa l'hanno ripulita tutta, ma la cosa bella è che continua a divenire. Mi chiamo Ausilia, mi chiamo la ganza e porto una gran pancia. Quel gran poeta di Ghione poi alla fine della sua opera si è dato una spiegazione e ha detto che forse nessuno davvero mi ha voluto bene. Mi chiamo Ausilia, mi chiamano la ganza e porto una gran pancia. Io però sorrido anche ora e sorriderò sempre e vi posso dire che vi ho voluto bene e ve ne voglio ancora. Mi chiamo Ausilia e porto una gran pancia. Sì, mi dicono la ganza, altro non c'ho da dire, non voglio dire, tranne ricordarvi tante volte. Ci avete 100 lire? Riuscì a fare ciò che lo stesso autore del Trillo del Diavolo, Tartini, non era riuscito a fare. Si racconta che sul finir del 700 Tartini fece un sogno, sognò e mentre dormiva fu svegliato dal trillo di un violino, suonato dal diavolo, di una tale abilità che lui aveva ben in testa questo motivo, ma non riuscì mai Tartini a metterlo su carta. Fu comunque un capolavoro quello che uscì fuori, un capolavoro, ma Stanislao Carpi andò oltre, riprese quel motivo e per questo divenne cavaliere della corona d'Italia, cavaliere di Francia, fu il direttore a Roma del Santa Cecilia, il liceo musicale. Attraverso queste memorie potrebbero parlare tanti, tanti altri ternani con le loro che sono qui dentro. Quello che mi preme è che l'ultimo monumento, quello Libero Liberati, è qualcosa che io sento molto molto vivo attraverso i ternani che auspicano che si faccia qualcosa prettamente su lui. Io trovo che quello di Libero Liberati, con quell'ala spezzata, al di là di tanti aneddoti che mi hanno raccontato e che io potrò dire, è semplicemente il simbolo di qualcuno che, proprio perché chiedono tanti che si racconti di nuovo, è il simbolo di qualcuno che è entrato nella morte, come dice Adriano, ad occhi aperti. Ora nel saluto che faremo, e vi assicuro che abbiamo tagliato tanto, ma penso che abbiamo anche detto tanto, quello che ci premeva è farci una foto tutti insieme. Ma scusate, io tanto vi ringrazio tantissimo di questa splendida iniziativa e chissà se ci sarà una seconda puntata.
ma prima che ci rinchiudono insieme ai cari estinti, io a nome dell'amministrazione comunale e dell'assessorato alla cultura che reggo pro tempore, ancora veramente vi stringo tutti in un abbraccio, è stata una cosa bellissima. È giusto che insieme a, ovviamente, al grande Stefano De Maio, a Michele Rossi, al sottoscritto Gianluca Diamanti, cioè a vario titolo gli ideatori, Gianluca vieni qui, Gustavo Gasperini, il cesto che è rimasto da qualche parte, coloro che hanno un po' ideato questa cosa, e grazie al maestro Zavoli anche. Grazie a tutti. No, fermi, Maria Cristina Locci, la nostra fatina, che ci darà solo un nome, Gianluca. Abbiamo nominato tanti, però io mi ricordo di una ragazza esile, degli occhi dolcissimi, un tonfo, e tutto è finito. Claudia Giontella, non la dimentichiamo. Grazie. Rimanete qui. Grazie, rimaniamo qui. Fermi.